cazzo sei fashion vestita così? Grazie. Oggi non sono truccata dallo shooting fotografico, sono truccata naturale, visto? Così non Vedete possono dire ragazzi, sono nulla. truccata naturale per voi, ottimo. Allora, questo non ho mai fatto, forse neanche in quelli giornalieri. Messaggi lunghi in chat. Quando non mandarli e quando mandarli, messaggi lunghi in chat. Prima posso dirlo cosa mi ha confessato prima? Certo, va Non bene. dico chi. No, va bene, C'è questo diciamo. tizio, ma tanti immagino Sì, saranno, eh? che ti manda audio lunghi 10 minuti. Sì, esatto. Audio lunghi. Audio di 10 minuti. Cristo, so cosa dire. Va bene, 10 minuti. E tu li ascolti? Allora, all'inizio sì, nel senso li ascoltavo sempre tutti e rispondevo, cercavo di comunque stare al passo con l'audio, perché ovviamente se uno ti manda un audio di 10 minuti, tendenzialmente ti ricordi magari bene l'inizio e la fine, no? Come in tutte le Chiaro, chiaro, cose. certo. Allora magari ne ascoltavo un pezzo e rispondevo, ascoltavo l'altro pezzo e rispondevo, poi ho detto no, diventa una cosa Un impegnativa. lavoro. Sì, gli ho detto guarda, ascolta, facciamo una cosa, quando mi devi comunicare cose così Chiami. chiamami, così almeno riusciamo a metterci d'accordo e è finita lì. Ok, Quindi aspetta un attimo, ma passo. chiamami, ma per lavoro o per piacere? Per lavoro, sì. E se per piacere, se uno ti domanda perché vuole No. conoscerti? Beh, ma certo, anche lì preferisco la chiamata, anzi, trovo un bel gesto, una cosa coraggiosa, che una persona comunque se vede dall'altra parte un interesse, ti chiami per sapere come stai, Se cioè. vede da parte tua anche che c'è Sì, interesse, certo. chiaramente. Io adesso ti parlo di quelle situazioni dove il ragazzo, cioè dove tu non hai interesse verso il ragazzo, che si fa? E a quel punto, vabbè, comunque a parte che, cioè, anche se una persona ti chiama, e Ok. comunque già il fatto che tu gli abbia dato il numero presuppone il fatto che un minimo ti sia simpatica questa persona, no? Quindi comunque che tu abbia voglia di dialogare con questa persona. Quindi, quando, cioè, se ti chiama per fare due chiacchiere, conoscerti così, fa sicuramente piacere piuttosto che magari ricevere audio da 10 minuti che sono comunque troppo Chiaro, chiaro. impegnativi. Ok. Adesso parlando di messaggi lunghi. Quanti messaggi ricevi lunghi anche su Instagram? Tu hai un sacco di follower. Sì, allora ce ne sono alcuni che sono, cioè al di là del fatto che sono appunto lunghi, sono tanti lunghi, Ma anche dal primo? e Dal primo magari dal messaggio? primo no, no, dal primo no, solo che poi Quando inizia a magari, dare sì, retta? quando inizio a dare retta ti scrivono i papiri e continuano a scriverti di no, anche se non rispondi, magari li Anche di cancellano. notte? Sempre, infatti ho imparato ad usare la modalità aereo, non lo facevo perché ero una Cioè? di quelle che non spegneva mai il telefono, adesso oltre a mettere silenzioso, La modalità aereo, notte? sì. E la mattina poi praticamente ti trovi Sì, mitragliata. arrivano 100.000, però va bene. Allora, spieghi perché per favore, perché non ho più voglia di, perché non si scrivono messaggi così lunghi? Ma allora, diciamo che io sono un po', difendo un pochettino la categoria di quelli che magari, sai, sono già fidanzati, si lasciano e scrivono i papiri una volta finita la storia per sfogarsi, per tirare fuori, diciamo, quelle che No, sono le però qua parliamo emozioni. chiaramente di cose fresche Cose o fresche neanche direi di no, di fresche. evitare Ma assolutamente, ragazzi. perché? Ma perché, allora, intanto obblighi, tra virgolette, la persona ad essere molto impegnata nei tuoi confronti, quindi a darti un'attenzione che magari non ha tempo, non ha voglia di dedicarti. Finché ha un messaggio magari molto lungo, che uno, dove magari uno si presenta o ti spiega che cosa ha provato nel conoscerti, così fa anche piacere. Quando diventa un'abitudine, cioè io dico, oh, non hai nulla da fare, perché sennò è anche impegnativo, no? Scrivere dei messaggi così lunghi o Dammi mandare 5 motivi audio. netti, secchi, del perché non si mandano messaggi lunghi. È Perché potresti passare per egocentrico? bisognoso. Sì. Due. Due, perché appunto metti l'altra persona in una situazione quasi di obbligo, Ok. dove le imponi il fatto di darti attenzione. Ok. Due, Non so più tre. parlare. No, Poi, è tranquillo. perché comunque diventi magari un po' logorroico, quindi potresti Ok. apparire logorroico e noioso, magari. Ok, 4 perché scopri le tue carte, diciamo, perché sai, investire tanto in una conversazione è in diretta proporzione al mi piace un sacco, dai. Sì, anche infatti, invece per lasciare un pochettino di dubbio, no, nel vostro interesse verso la ragazza, magari potete dare un po' alla volta, no? Cioè, 4 bastano avanzano. E quando tu mandi messaggi lunghi?
Appunto, mi è capitato di farlo magari alla fine di una relazione, quando magari non hai voglia di sentire la persona perché sei arrabbiata, perché No, era no, no, ancora si così. parla magari qua di... Sempre all'inizio, Sì, all'inizio intendi? comunque, insomma, in conoscenze fresche o pseudo tali, cioè quando tu dici, vabbè, ok, posso investire di più, perché immagino che tu ti faccia due esamini di coscienza prima di Sì. investire più del dovuto in una conversazione. Sì, sicuramente. Magari quando trovo la persona molto interessante, quando fa cose molto interessanti, diverse dal comune, magari mi incuriosisce, Ok. no? Quindi magari gli faccio delle domande, Ok. oppure gli confido delle mie esperienze, magari, cioè, a Quindi quel quando punto trovi lì la sì. mosca bianca, cioè che ti sa, diciamo, proprio sa attivare quella parte del cervello che non attivano tutti gli altri. Esatto, sì, esattamente, sì, quando trovo appunto la persona interessante, cioè Questo è molto che interessante, questo ti pezzo dà qua. degli stimoli, sì, cioè che Che ti dici dà gli di stimoli, certo. riflessione, oppure magari di quello che tu hai già passato, magari di qualcosa che ti piacerebbe fare, cioè sai, magari uno ti dice, ah, sai che io mi butto col paracadute, oppure io vado a fare, Sì. ma per assurdo, cioè le cose più assurde, per esempio io non ho mai fatto trekking in montagna, cioè, e dico, vabbè, non è una cosa che farai domani, non è magari la cosa che preferisco fare, però magari uno mi dice, ma guarda, visto che non l'hai mai fatto, ti piacerebbe provare a farlo. Cioè, io sono molto per la novità, quindi mi Sì. piace molto, sì, la persona fuori dal comune, no? Cioè, non per forza che Sì. faccia chissà che. Senti questa, ma spezzare i messaggi lunghi? Cioè, anziché scrivere tipo appunto un papiro lungo 7-8-9 righe, spezzarlo su vari concetti, attendendo le prime le risposte della ragazza? Sì, benissimo, perché comunque rendi il tutto molto più leggibile, è un po' come la punteggiatura, no? Quindi quando Tu la utilizzi comunque. tanto la punteggiatura in chat? Sì, abbastanza, cioè quanto basta, non troppo, comunque virgole sicuramente. Poi io non scrivo i papiri, quindi non è che magari ne ho troppa Ok. esigenza, però sicuramente è utile anche scrivere, cioè, una parola a capo, cioè tipo io ho una persona che ogni cosa che scriveva alla fine puntini puntini, cioè da soli, perché pensava che praticamente io non leggessi i messaggi e vedendo solo i puntini puntini secondo lui. Io fossi incuriosita e aprissi questa chat, cioè una roba assurda, gli ho Ma è detto un guarda che è concetto inutile. tuo oppure te l'ha detto lui? Me l'ha detto lui perché gli ho detto ma il motivo di questi puntini puntini Cioè mi lui li fa. mette come? Li metteva come? E come dire, così tu sei No, obbligata ma ad come li aprire metteva dentro? Cioè li metteva all'inizio alla di... Ma fine di tutti i messaggi che mi mandava, tutti spezzati, e poi alla fine i tre puntini. cosa Perché servono? secondo lui io non vedevo, gli ho detto guarda che io ho comunque iPhone e Ah, e vedo tu le vedevi solo i anteprime. puntini? Secondo lui vedevo solo i puntini, in realtà no, vedevo anche le anteprime degli altri messaggi, però vabbè, nel Ma con senso. questo poi è successo qualcosa? Assolutamente no. No, Ma tu perché. adesso, off topic, ma tu sei una che la dà, diciamo, In che aspetta, senso? no, nel senso, Cioè, no, ragazzi. aspettate, cioè la dà, cioè, la frequentazione, una frequentazione sei una che comunque tende a fare la preziosa o tende a lasciarsi andare, cioè agisce a sensazione, emozione più razionale? Allora, io sono molto sensibile e molto emotiva, quindi vado proprio a Ok, energia, a sensazioni, posto, ok. tantissimo. Ok, va bene, no, era una cosa, perché poi ti spiegherò, va bene. Ok, messaggi lunghi e trasformarli in audio lunghi? Allora, è già un pochino meglio, nel senso che se tu mi devi scrivere un papiro lungo così e mandarmi un audio di 2-3 minuti, va bene, cioè va bene l'audio, secondo me. Ok. Se invece. Cioè, almeno riesci a esprimere magari meglio dei concetti in modo più veloce, più. Sì. E ti capita mai invece di questi qua? Io li odio, io mi viene l'ansia quando succede, quando mandano gli audio su Instagram e siccome puoi farli solo di un minuto, Ne mandi sono 100? tipo fai così, scrolli, sono praticamente 2000. No, cioè io dico a quel punto chiamami, chiedimi il numero, cioè nel senso dipende di cosa Aspetta un dobbiamo attimo, ma la parlare. chiamata che tu diciamo consigli, non diventa anche lì per un lavoro? Perché se dici di chiamarti tra virgolette uno... Sì, beh, non sempre, non è che mi devi Ok. chiamare tutti i giorni dopo, no, cioè bisogna anche dare uno stop a questa cosa, perché poi esatto, quando dici piuttosto chiamami, allora dici, ah, allora posso chiamare Non sempre, tipo capiscono, capito? call center, telefono amico, no, cioè non è così, E tu nel non senso. rispondi. Ma no, io se posso rispondo, se non ho tempo non rispondo e Però chiamo quando tu spesso e posso, volentieri non rispondi anche, cioè nel senso guardi, lo guardi e cioè. Vabbè, se è una fine. persona a cui ho già detto tipo 100 volte, guarda, per favore non scrivermi 100 messaggi al Non giorno perché non rispondi, ho ma è tempo così. giusto. Quando te lo dico 100 volte e tu continui a farlo, dico, abbiamo proprio due livelli di Guarda, io comunicazione. ricevo molti messaggi sulla parte, diciamo, proprio anche da uomini per il discorso playlover che mi chiedono consigli e io
non so se anche tu fai così, quando, cioè, quando apro, li apro spesso e volentieri quasi tutti, e quando li apro vedo che c'è il primo muro di testo, il secondo, io leggo le prime righe e poi cancello. Ma no, di solito se apro un messaggio lo leggo tutto. Ok. Sì. Però se non ho tempo proprio non lo apro. Un'altra cosa off topic, cosa ti fa dire ok al messaggio lungo rispondo oppure no? Cioè il contenuto di quello che c'è scritto, se è poco adulante, se è tanto adulante, se è da verme, se non è da verme. Allora, sono una persona logorroica che appunto le ho detto 100.000 volte a mandarmi 100 messaggi, continua a mandarmi questi messaggi, dico va bene, basta, cioè nel senso non ci siamo, okay, come ti dicevo prima. Va bene. Se invece è una persona che non è pesante, perché allora bisogna sempre, cioè veramente ragazzi, cerchiamo di essere persone leggere, cioè adesso non è questione di fare la preziosa per non dire altro, però... Vedete, prima perché gli ho chiesto quella, fatto quella domanda. Sì, cioè cerchiamo di non essere pesanti, cioè piuttosto pensatevi una battuta, una roba leggera così, cioè una poi vi risponde anche più volentieri così. Però sempre questi messaggi pesanti e non siate ripetitivi, cioè basta con sei bellissima, no perché sei troppo bella, cioè le cose banali, piuttosto è meglio dire a una, cioè però non sei brutta magari. A te fa piacere però che ti dicono. No, a me bellissima. Fa piacere quando mi dicono delle cose fuori dal comune, la stessa cosa di prima, cioè quando mi dicono magari, non so, sono rimasto colpito dalla tua intelligenza più che dalla tua bellezza, cioè ancora di più rispetto alla tua bellezza dopo aver parlato, oppure... Non pensavo tu fossi così, ti mostri in un modo e poi invece sei molto di più. Cioè, quando una persona ti approfondisce, entra in profondità, sì. Se invece è una persona superficiale, dico vabbè, cioè, ringrazio via. Ma sì, ne trovi 100.000, no? Come si trovano 100.000 belle ragazze, ma stupide. Quindi è lo stesso discorso al maschile, così. Dicono tutti che sono già bravi. mi dicono che sono già bravi, cioè mi dicono io sono bravo già, ma scusa fai allora... prendi il videocorso, io sono già bravo, mi dicono, sono bravo, mi dicono, sono bravo, sono bravo, va bene ragazzi, ma no. Non scarpe da trekking, no. Sei sempre una pazzia, sai cosa mi ricordano queste unghie? L'avete visto? L'hai visto? Tu lo vedevi da piccola, il film che davano 1000 volte al mese, Piccola Peste? Oddio, sai che mi viene in mente? Il bambino piccolo che fa i danni. Adesso siamo più Edward Mani di forbici perché devo assolutamente c'è Ruanda, si chiamava Ruanda, correggetemi, sicuramente è giusto perché io sono un fanatico. E questa donna qua con queste cose lunghe, vabbè, mi ricordo un sacco. Lunghe lunghissime, adesso me la andrò a vedere, dopo che mi hai consigliato You sono andata subito a vedere. Tu ormai sei il mio consulente. Grande, a voi consiglia studio. Cosa fare in amore, a me consiglia le storie. Ma te l'hai vista? Certo, tutta, no, bellissima. Ma consigliaci qualche serie TV Netflix. Io? No, vabbè, ma io l'avevo già detto, ero impazzita per Sweet e... Ma sai che l'ho iniziato? È bellissimo. Sweets? È bellissimo, Sweets. Però poi, è lungo, sono 9 stagioni. Adesso c'è la nuova stagione che devo tra l'altro ancora vedere e sto finendo di guardare Vis-à-vis, che secondo me è stupendo. Ma sai che ti giuro, sono tutte le serie che ho iniziato a vedere io. Perché anche tu sei un po' sullo psicologico, secondo me, quindi è un po'... Un po' sì, però sai che cosa? Non sono costante. No, quello neanch'io, cioè, ma dal tempo. Io sono molto bravo a sa fare che cosa, iniziare tutte le serie del catalogo e non finirne una. Adesso sto cercando di finirne e non iniziarne, perché comunque ne ho iniziate 3 durante la quarantena e poi non ne ho ancora finita una, quindi... Mad Men l'hai visto? No, non ancora. Bello. Non lo so, me l'hanno consigliato, lo inizierò, ma non lo finirò. Ragazzi, adios.